posta un'immagine sulla propria bacheca, cede i diritti di pubblicazione a Facebook e quindi l'opera diventa di pubblico dominio? La risposta è stata negativa, anche se non è detto che la semplice pubblicazione di una fotografia sulla pagina personale di un social network sia la prova della titolarità dei diritti di copyright su tale contenuto, nello stesso tempo però è possibile presumerlo se non vi sono prove contrarie. Pertanto, pubblicare fotografie sulla propria pagina Facebook o Instagram non comporta la cessione dei diritti d'autore. Quindi, in caso di utilizzo non autorizzato da parte di terzi, altri utenti del social ma anche giornali o programmi televisivi, scatta il risarcimento del danno patrimoniale e morale per violazione del diritto d'autore, in favore di chi le ha pubblicate. Se pubblichi sul social network e condividi con i tuoi contatti una fotografia, non significa che hai riconosciuto una licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina Facebook. Tale cessione è solo nei confronti della piattaforma, Facebook o Instagram, al fine dell'esposizione della stessa sulla timeline. Il social network, a ben vedere, si riserva solo la licenza non esclusiva, trasferibile, per l'utilizzo di qualsiasi contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook, ma valida fin quando il contenuto sia presente sul social stesso.